Buongiorno, vogliamo affrontare il seguente problema. Precisamente abbiamo una circonferenza di raggio AO uguale a 34 cm, poi tracciamo una corda MN perpendicolare da B nel punto H e sappiamo che la distanza della corda MN dal centro, dunque OH, è 16 cm. Vogliamo calcolare il perimetro della figura che si ottiene congiungendo A con M, con B e con N, precisamente questa figura qui. Evidentemente questa figura è un quadrilatero che è però somma di due triangoli rettangoli, il triangolo AMB, rettangolo in M perché è iscritto in una semicirconferenza, e lo stesso dicasi per il triangolo ABN. Evidentemente se riusciamo a conoscere AM ed MB, sappiamo anche AM, che è uguale ad AM, così come NB, che sarà uguale ad MB. Quindi, in sostanza, il perimetro di questa figura si può calcolare semplicemente con questa formula. Quindi il perimetro sarà uguale a due volte AM più MB. E dunque, dobbiamo trovare AM ed MB. Per trovare AM ed MB possiamo applicare il teorema di Pitagora o anche il secondo teorema di Euclide. Noi qui vogliamo fare un ragionamento basato sul secondo teorema di Euclide. Precisamente cominciamo a calcolare l'altezza MH del triangolo rettangolo AMB. Osserviamo che per il secondo teorema di Euclide possiamo scrivere la seguente proporzione. AH sta all'altezza MN come la stessa altezza MN sta ad HB. AH è la proiezione del cateto M sull'ipotenusa e HB è la proiezione del cateto MB sull'ipotenusa. AH chiaramente è AO più OH, cioè il raggio più questo segmento in OH che vale 16. Dunque AH vale 16 più 34, quindi possiamo scrivere qui a parte che AH è semplicemente AO il raggio più OH, e dunque 34 più 16, chiaramente 50 cm. Per quanto riguarda invece HB, possiamo dire che si può calcolare come OB, che è ancora una volta il raggio, meno OH, e dunque 34 meno 16, che evidentemente farà 18 cm. Pertanto, in questa relazione del secondo teorema di Euclide possiamo sostituire questi valori. Pertanto otteniamo 50 cm sta ad x, perché è il valore incognito del nostro problema in questo momento, come x sta a 18. Centimetri. Pertanto x sarà uguale alla radice quadrata di 50 per 18, il tutto in centimetri. Evidentemente 50 per 18 farà 900 e la radice quadrata sarà 30, cioè otteniamo che momentaneamente l'altezza MH vale 30 centimetri. A questo punto, avendo calcolato l'altezza MH, possiamo calcolare ad esempio AM sempre o con il teorema di Euclide, precisamente il primo, o con il teorema di Pitagora. Quindi applichiamo adesso invece il teorema di Pitagora al triangolo AMH e quindi calcoleremo AM nel seguente modo. Sarà uguale al cateto AH al quadrato più il cateto HM al quadrato, cioè precisamente radice quadrata di AH elevato al quadrato più MH elevato al quadrato. E cioè AH, che avevamo detto era uguale a 50 al quadrato, 50 cm al quadrato, più MH, abbiamo appena calcolato che 30 cm al quadrato. E cioè 50 al quadrato farà 2500 centimetri quadri più 30 al quadrato che farà 900 centimetri quadri.
cioè 3400 centimetri quadri. Ed estraendo la radice quadrata otteniamo precisamente 58,3 centimetri. E abbiamo calcolato AM. A questo punto calcoliamo MB. Per calcolare MB possiamo applicare ancora il teorema di Pitagora al triangolo MBH e dunque possiamo scrivere che è uguale, MB funge da ipotenusa, dunque abbiamo MH al quadrato, che è l'altezza, cioè 30 cm tutto al quadrato, più HB, che è chiaramente la differenza tra OB e OH, cioè 34 meno 16, e dunque, come ho detto prima, 18 cm al quadrato. Questo chiaramente fa 30 al quadrato, farà 900 centimetri quadri, più 18 per 18 fa 324 centimetri quadri, e dunque, facendo la somma ed estraendo la radice quadrata, otteniamo 34,98 centimetri. E a questo punto, avendo calcolato AM e calcolato MB, possiamo calcolare il perimetro richiesto. Basta sostituire i dati, quindi 2 che moltiplica AM, che è 58,3, più 34,98 centimetri. Eseguendo prima la somma, poi moltiplicando per 2, otteniamo 186,56 centimetri. E questo è il risultato finale, quindi esercizio.